A Montesilvano uno stage importante di arti marziali, a 2 giorni, molto ricca, partecipata, e finalmente possiamo dire si torna a praticare sport. Sì, più che sport, noi siamo una storia, diciamo, nell'ambito delle arti marziali, dove non è solo sport ma è arte marziale, cultura, per cui è proprio l'arte marziale, proprio il nettare dell'arte marziale, non solo sport. In questi 3 giorni, come di consueto, questo è il 45esimo anno della nostra storica federazione, perché questa organizzazione ha 45 anni ed ha un protocollo di intesa nazionale e internazionale con l'ente XEN in Italia. Noi portiamo lo XEN, che è l'ente più grande d'Italia, oserei dire del mondo, noi lo portiamo fuori in tutto il mondo. Quindi facciamo delle riunioni il venerdì sera dove si parlano di tutte le problematiche che possono esistere per le associazioni disastrate attualmente da questo Covid, e poi continuiamo con, diciamo, delle lezioni dalla mattina fino alla sera interrottamente. Che tipi di lezioni sono? Sono tutte le arti marziali, tutte, dal judo, il jiu-jitsu, il karate, l'aikido, l'aikijitsu, il Kali, cioè tutte le arti marziali, dalla A alla Z. È un modo questo per fare che cosa? Questo è un modo per andare avanti, per credere ancora in quello che facciamo, perché l'arte marziale non è uno sport ricco, è uno sport povero. Non abbiamo avuto sostegno da nessuno, quindi siamo stati noi ad autosobbarcarci, cioè siamo sobbarcati tutto. E tutte le associazioni sportive attualmente sono in gravi condizioni. Le arti marziali sono lasciate un po' indietro dai sport, diciamo il calcio, i sport più importanti, e siamo una marea di atleti, abbiamo istruttori con i fiocchi che sono anni che lavorano sul tatami, che preparano ragazzi, ma nel rispetto, nell'unirsi a mantenere i ragazzi fuori dalla strada, facciamo un grande sacrificio e lavoro per le famiglie, per i ragazzi, e giustamente un aiuto anche poco per noi sarebbe tanto.